Buongiorno ragazzi, poi che cazzi e benvenuti in questo nuovo video nel quale vorrei parlarvi di un colpo di mercato che potrebbe farsi a favore della Roma, ovvero ho sentito di un accostamento piuttosto prorompente di Feghouli alla Roma. Allora, parliamoci chiaro, io ragazzi sono totalmente di parte, nonostante sia romanista, sono totalmente di parte perché io Feghouli lo amo, cioè a me mi piace tantissimo come giocatore. Lo avrei preso in estate a parametro zero, probabilmente. Se lui fosse venuto a Roma sarebbe comunque stato uno dei tanti per quanto riguarda il suo arrivo a giugno, semplicemente perché aveva della concorrenza molto alta. Vedisi Shaarawy, che l'anno scorso ha fatto una stagione della Madonna, lo stesso Perotti e qua è anche comunque Salah. Invece ha deciso di andare al West Ham, è stato riempito d'oro, ovviamente lo hanno pagato fior fior di quadrini per quanto riguarda lo stipendio, ovviamente è andato a parametro zero, hanno fatto un colpaccio. Ora lui si rende conto che nel West Ham qualcosa non gira, avrebbe chiesto la cessione e la Roma lo prenderebbe volentieri per quanto ho sentito, verrebbe a Roma a fare il sostituto di Turbe e a giocarsi le proprie carte da gennaio a marzo, quando Salah sarà in Coppa d'Africa, sarà tornato e non sarà troppo in forma, avrà delle breve ferie. Penso, perché non credo che un giocatore generalmente riesca ad andare a giocare in Coppa d'Africa il giorno dopo rimettersi in sesto qua. La vedo molto molto dura. Sappiamo come sono le coppe d'Africa, l'abbiamo visto anche con Gervinho e con Keita. Quindi a noi ci serve generalmente un giocatore. Lui sarà il sostituto di Iturbe se verrà a Roma. Io sarei contentissimo, ragazzi, veramente molto molto contento. È un talento naturale, è veloce, è forte, è intelligente tatticamente. A me fa impazzire. Addirittura ho letto per il prezzo su cui si tratta, perché la Roma inizialmente voleva prenderlo in prestito secco per avere, diciamo, un sostituto valido. Il West Ham ovviamente ha detto no, perché? Perché il West Ham ovviamente vuole farci qualche soldo, il ragazzo avrebbe chiesto la cessione, quindi il West Ham ha fatto muro, facendo muro per quello che comunque pare trapelare oggi, che è non so che giorno è, però non sto registrando probabilmente il giorno che vedrete questo video, magari qualche giorno prima, quindi si saprà qualcosa di più quando vedrete questo video. Pare che potrebbe venire in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Per me, ragazzi, è un colpaccio. Io ve lo ripeto, sono parte, è un mio pupillo, però io lo avrei preso anche con un diritto di riscatto fissato a 20, perché per me potrebbe fare veramente molto molto bene. Addirittura si parla di una chiusura prima di domenica per averlo già a disposizione in Udinese-Roma. Madonna, dubito, perché la Roma non fa mai questi affari così, cioè la Roma prima che compra un giocatore ci mette una vita. Io ho detto, se ci serve il sostituto di Salah bisogna prenderlo adesso, non quando Salah torna, se no è inutile. Farebbe come sostituto di Salah, sarebbe il nuovo tra virgolette sostituto di Iturbe, perché Iturbe è stato ceduto, motivo per cui a me mi piacerebbe tanto tanto tanto. Non lo so ragazzi, io veramente non so che altro dire. A me Feghouli mi fa impazzire, ho fatto pure la rima, prima che qualcuno se lo piglia e lo prende seriamente cerchiamo di prenderselo noi, perché è veramente veramente forte. Raga, questo è il mio pensiero. Voi fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate di Feghouli, a me mi piacerebbe tantissimo. Io vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, se il video vi ha fatto cagare un dislike. Quindi per quello che ho detto in questi giorni non c'è esterno che tenga. Voglio uno fra Feghouli e Jesse Rodriguez. Fate voi. Vi ringrazio per la visione. Buon scialla dalla e ci vediamo ad un prossimo video.